Il nostro viaggio nei borghi della Vallata del Magra oggi ci conduce a Montemarcello, nel comune di Ameglia, in provincia della Spezia. Nel 2006 il borgo di Montemarcello è stato inserito tra i borghi più belli d'Italia. Si trova nel cuore del parco regionale Montemarcello Magra Vara, sul Monte Caprione. E qui inizia il nostro viaggio. Ad accompagnarci nella visita del borgo siamo con Pietro Domenichini della Proloco. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie della opportunità che ci offrite venendo a Montemarcello a visitare e a illustrare il nostro splendido borgo. Io adesso vi accompagnerò attraverso il centro storico spiegandovi un po' le caratteristiche. Allora andiamo. Andiamo, volentieri. Questa è una delle antiche porte d'ingresso del borgo di Montemarcello. Non c'era solo lei. Esatto, dunque, questa è la porta, noi la definiamo la porta, questo splendido arco che vedete qua davanti. Il paese prende spunto come nome dal console Claudio Marcello, che nel 155 a.C., console romano, sconfisse in una cruenta battaglia i Liguri Apuani. E da questo è stato dato il nome, secondo il latino, di Mons Marcelli, che equivale a Montemarcello. Queste fortificazioni sono iniziate praticamente, compresa la porta che vedete qua davanti, dal 1200, perché il vescovo di Luni praticamente ordinò tutta la fortificazione del paese in quel periodo lì. La struttura del paese ricalca proprio un antico campo romano. Sì, sicuramente sì, anche perché esistono tanti ciottolati. Le vie del paese sono state abbellite col mattone che vedete qua davanti a me, però esistevano tutte queste vie strette, tutti questi ciottoli dove le persone praticamente facevano vita. Tenete presente che era un paese molto popolato e io lo ricordo da bambino con tutti gli anziani che praticamente si sedevano lungo le piccole panchette intorno al paese che facevano una caratteristica a sé, cioè bambini che giocavano e vedere tutti questi anziani lungo la via che magari ti facevano un complimento oppure una sgridatina, diciamo così. E il paese è formato da tutti questi carobbi, in senso ligure, diciamo, in senso genovese vengono definiti caruggi, i caruggi sono un po' più stretti. Noi lo chiamiamo carobbio perché sono vie proprio caratteristiche del paese, con questi ciottoli che vedete qui di fronte a me. E poi il centro del paese, vorrei dirvi questo, è molto piccolo, diciamo. Noi adesso girando intorno al paese vediamo praticamente in pochissimo tempo tutto il centro storico. Queste antiche viuzze che, appunto, come ricordavamo prima, erano tipiche del castrum romano, però non sono state abitate solamente da persone del paese, ma anche grandissimi giornalisti, artisti hanno deciso di soggiornare qui su Montemarcello e soggiornano ancora qui sul territorio. Tra questi personaggi vorrei menzionare il dottor Tarquinio, che è il direttore dell'Avvenire, che ha la casa qui a Montemarcello, e poi in passato abbiamo avuto il primo giornalista che praticamente ha dato vita a tutta questa escalation, è stato Indro Montanelli negli anni 70, fine anni 70, prese la casa qui nel centro storico a Montemarcello, e una caratteristica di lui era una persona abbastanza schiva, però ogni tanto lo vedevamo passeggiare col suo bastone nel paese, andare ai bar del paese
E questo soprattutto dopo il grave attentato che c'era stato fatto a lui da parte delle Brigate Rosse e si era venuto a rifugiare anche in questa località qua. E poi altri giornalisti da menzionare sono la Natalia Aspesi di Repubblica, che ha una casa proprio qua nel bosco vicino al paese, e poi tanti altri, che adesso la Terrani, che scrive per il Corriere della Sera, insomma, sono in tanti, diciamo. Tante personalità. Da una persona il passavoce, diciamo, il conoscere questo splendido borgo ha fatto sì che diventasse un paese di giornalisti. Andiamo adesso a visitare che cosa? Allora, adesso proseguendo per questa strada, per questa mattonata, andiamo verso la chiesa di San Pietro. Andiamo a visitarla. Sì. Ecco, qui di fronte a noi ci appare questa bellissima chiesa. A che periodo risale la chiesa di San Pietro? Allora, la chiesa di San Pietro risale al 1470-1480 come prima costruzione. Poi successivamente c'era stata una seconda ripresa a partire dal 1600, però come inizio di chiesa di San Pietro calcoli sul 1470-1480, il periodo era quello. Qui di fronte mi raccontava c'era un'antica tradizione, si perpetrava allora un'antica tradizione risalente al Venerdì Santo, ce la racconta? Esatto, questo me la ricordo, una cosa a cui sono particolarmente affezionato fin da bambino. Cioè, si svolgeva praticamente prima della processione del Venerdì Santo, che continuiamo a fare tutti gli anni in questo paese, si svolgeva un'asta dove praticamente c'era una persona che metteva un mozzicone di candela su quella finestrella che si vede qua davanti alla chiesa, e poi praticamente era una sfida tra persone del paese per riuscire a portare la statua del Cristo morto e la croce di Cristo morto. E io mi ricordo, ve lo dico in dialetto così facciamo anche un po' di spettacolo, diciamo che c'era la persona che diceva a 10.000 lire a croce, e a 50.000 lire un signore morto. Cosa vuol dire? Che a 10.000 lire veniva venduta la croce, l'offerta della croce, e a 50.000 lire si partiva col signor morto. E poi queste offerte venivano sempre alzate, c'era finché la candela poi alla fine non si spegneva del tutto, e allora finiva l'asta. Chi aveva offerto di più prendeva la statua del Cristo morto, e chi aveva offerto per la croce prendeva la croce del Signor morto. Alle nostre spalle, all'interno della chiesa, troviamo un trittico dove rappresentato è il volto santo di Lucca. Sì, esatto, la parte marmorea che vedete qua davanti a me, il volto santo di Lucca, con a fianco in basso San Rocco e San Sebastiano. Questa è una parte molto importante della chiesa di Monte Marcello. E a sua volta poi invece abbiamo il trittico in legno, in cui si rappresenta invece la Madonna del Rosario assieme a San Pietro e a San Giovanni Battista. La chiesa è dedicata a San Pietro e Paolo, ma all'interno della chiesa troviamo anche la statua della copatrona. Sì, esatto, cioè qui alle mie spalle vedete la statua di Nostra Signora della Neve, qua sulla destra, e poi dall'altra parte il patrono, che è San Pietro. Ora usciamo dalla chiesa e andiamo qui a pochi metri, in una piazza molto particolare perché ricorda un evento tragico che nel 1944 ha colpito il borgo.
questa piazzetta centrale del borgo di Montemarcello nasce purtroppo a seguito di un evento nel 1944, di un bombardamento aereo. Esatto, dunque, Montemarcello ha subito la sua tragedia, chiamiamola così, il 13 dicembre 1944, all'incirca alle ore 6 di sera, dove praticamente una bomba degli alleati americani, per errore umano, è finita proprio nel centro del paese. Qui c'era la vita, non era una piazza, c'era la vita del paese con le viuzze e tutto quanto. Ci sono stati più di 40 morti e purtroppo è una tragedia che a distanza di anni colpisce ancora e ci portiamo sempre dietro. E dovete sapere che Montemarcello era un paese strategico a quei tempi della Seconda Guerra Mondiale, infatti a pochi passi da noi qui abbiamo la batteria Chiodo, che era la batteria, la fortificazione dei tedeschi, dove venivano lanciate granate, cannoni, e volevano colpire praticamente gli americani la batteria. Per affossare la batteria invece hanno colpito proprio il centro del paese. Era stata, mia madre mi racconta, che era stata una giornata di incursioni continue, e io tra l'altro ho perso un fratello di mia madre che aveva solo 21 anni, è stato l'ultimo a essere ritrovato dopo mesi a Montemarcello da suo padre, da mio nonno. Qui di fronte a me, dove sono io, c'era un arco dove le persone praticamente, quando c'erano i bombardamenti, si andavano a mettere sotto per cercare di proteggersi. E io ricordo anche da bambino, proprio in queste case di fronte a noi, che c'erano le ora bellite, ora messe a posto, di tutto quanto, c'erano le macerie. Mi ricordo le macerie, noi andavamo a giocare in mezzo ai sassi alle macerie dei bombardamenti, per dire. Mi ricordo questo particolare qua. Qui all'interno di questa piazza anche due elementi che sono al ricordo della tradizione degli abitanti del luogo. Sì. Qui alla nostra destra delle giare in cui veniva raccolto. Sì, praticamente essendoci tre frantoi, mi sembra, all'epoca Montemarcello, queste erano le giare dove noi adesso qua per abbellimento, come esposizione, le abbiamo messe qua. Però dove veniva poi immesso l'olio, per dire, sono molto antiche tra l'altro queste giare qua. E qui invece alla nostra sinistra un monumento, due ancore, perché? Allora dovete sapere che Montemarcello, anche se leggermente in collina, come tanti paesi della provincia spezzina, è stato un paese essenzialmente di naviganti. Qui erano quasi tutti naviganti, o pescatori, ma soprattutto naviganti. Chi navigava con la Società d'Italia, chi navigava con le petroliere, chi navigava con qualsiasi altra cosa, ma era un paese di gente di mare. Cosa che ora praticamente si è abbandonata, nel senso che ormai chi fa il navigante ai nostri giorni praticamente quasi non c'è più. In piazza Vittorio Veneto, l'antica piazza di Montemarcello, si incontravano gli anziani, si svolgeva la vita principale. Sì, esatto, qui ci sono tante panchine, gli anziani si sedevano, era una gioia passare per il paese, vederli magari con la loro copoletta oppure con il loro berrettino, parlare e scherzare di questo e di quello. Qui la piazza è stata dedicata alla Prima Guerra Mondiale. Proprio dove siamo noi c'era a suo tempo il monumento ai caduti di questa Prima Guerra Mondiale, che poi successivamente è stato trasferito davanti alle ex scuole. E per noi bambini, mentre quella di prima era la piazza nuova, questa era la piazza vecchia. Thank you.
A circa 500 metri a sud del borgo di Monte Marcello si trova la batteria Domenico Chiodo. Costruita nel 1910, sono i resti di una fortezza militare dedicata appunto a un ufficiale del genio navale e progettista dell'arsenale della Spezia, Domenico Chiodo. La batteria era collegata ad una batteria sottostante in località Punta Bianca, a pochi metri da qui. Entrambe le batterie erano roccaforte contro la linea gotica durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa era considerata una batteria alta perché situata su un promontorio e fornita di 4 obici da 280 mm con una gittata di ben 11 km. Poteva proteggere fino all'isola Palmaria ed era utilizzata prevalentemente per colpire i ponti delle navi. Si differenziava infatti da quelle che erano considerate delle batterie basse perché situata al massimo ad un livello di 20 metri sopra il mare e forniti di cannoni che servivano appunto a colpire le fiancate delle navi. In realtà la batteria durante la Seconda Guerra Mondiale, considerata obsoleta, non fu mai utilizzata contro bersagli navali. Qui invece vi fu piazzata una batteria antiaerea. Nel 1944 fu oggetto di numerosi bombardamenti aerei. Successivamente fu disarmata dagli stessi tedeschi. La batteria Domenico Chiodo fu valorizzata successivamente nel 2007 grazie ad un cofinanziamento dell'Unione Europea. Questa galleria fu dedicata a Giuliano Termes, cittadino di Monte Marcello, che volle fortemente il recupero di questa batteria. A pochi passi dal borgo di Monte Marcello, custodito all'interno del Parco regionale di Monte Marcello, Magra, Vara, un segreto, uno scrigno di arte e di ambiente e paesaggio. Ci troviamo alla Marrana, Parco di Arte Ambientale. E con noi i due proprietari, gli ideatori del Parco d'Arte Ambientale, la signora Grazia e il signor Gianni Bolongaro. Buongiorno. Allora, grazie. Allora, l'idea di questo parco che nasce nel 1995, perché? Perché qui a Monte Marcello? Ma l'idea nacque dal fatto di voler contribuire proprio alla vita culturale e sociale del paese. Noi in realtà siamo qui a Monte Marcello dal 1980, quando comprammo la casa come casa di campagna proprio, no? Per poter unire Milano e la vita anche in un piccolo delizioso paese che soprattutto Grazia conosceva da molti anni, essendo la madre di Sardana. Perciò nel 1995 decidemmo di cominciare anche noi a fare qualcosa proprio per il territorio, per il paese, nel campo che più ci interessava, che era quello dell'arte, dell'arte visiva in particolare, dell'arte contemporanea in modo specifico ovviamente. E da lì nacque l'idea inizialmente di fare delle mostre all'interno di casa nostra, poi, visto il successo, l'interesse suscitato, decidemmo di cominciare un concetto nuovo, che era quello di invitare gli artisti a realizzare delle opere all'esterno, nella proprietà, ispirandosi proprio alle caratteristiche del paesaggio, dell'ambiente, della storia e di quello che proprio rappresentava la realtà tipica del luogo in cui siamo. Qui inizia il percorso. Che quante opere comprende in totale? 35 di 18 artisti diversi. Pensiamo di aggiungerne ancora qualcuna, poi il posto non regge altre opere perché la dimensione è ridotta. Il percorso ha inizio qui con questa prima opera, una bicicletta di colore azzurro. Perché? Allora, questa opera fatta dall'artista bergamasco Mangili ha voluto rappresentare un ingresso nell'arte
e ha voluto rappresentare anche come parte pratica la nostra tabella dove noi annunciamo quello che man mano viene fatto. Quindi un visore, una bicicletta azzurra però da donna, azzurra da uomo da donna, il modello, che sul carter porta una parte di una poesia di Goethe, Sommer, estate, che dice: il campo, il bosco e la roccia e i giardini sono stati per me solo uno spazio e tu, mia amata, li trasformi in luogo. In questo caso l'amata, che era una signora per Goethe, diventa per noi l'arte, un viaggio nell'arte. Iniziamo allora questo viaggio. Sì. Entriamo passeggiando su un sentiero all'interno del parco, però che non ci conduce solamente alla Marrana, ci conduce in un viaggio in varie realtà, in varie terre del mondo. Esatto, questa è l'opera iniziale, se vogliamo, del percorso e fu creata da Joseph Kossuth, uno dei fondatori dell'arte concettuale, nel totale rispetto che noi poniamo sempre agli artisti dei vincoli dell'ente parco Montemarcello Magravara, che è quello di non danneggiare l'ambiente, di non modificarlo, di non costruire nulla, di non scavare, di non far niente che possa alterarne le caratteristiche, essendo un parco naturale. Perciò Joseph, quando venne qui, stette qui qualche giorno, e come dal punto di vista proprio concettuale decise che poteva rappresentare la Marrana, per le sue caratteristiche, un elemento unico. Perciò la Marrana diventare quasi il centro di un mondo. Per creare questo centro del mondo ha fatto quest'opera, Located World, dove ha utilizzato semplicemente le pietre di un sentiero esistente, che è lungo più di 200 metri, scrivendo su 55 pietre i nomi di città che lui ha scelto in vario modo, e ognuna di queste città è orientata in quanto noi siamo qui. Perciò abbiamo visto Terra del Fuoco è là perché noi siamo qui. Se proseguiamo troviamo magari per esempio Kiev è là perché là è Kiev in quanto noi siamo qui. Perciò Joseph ha deciso che questa Marrana doveva essere il centro di una mappa mondiale dove le città sono quelle che vengono posizionate dal fatto che noi sappiamo che sono là perché noi siamo qui. L'arte concettuale depriva, se vogliamo, dalla materia qualsiasi tipo di opera e la trasforma in un pensiero che poi viene naturalmente espresso. Ecco, questo è tipicamente il modo di agire degli artisti che non ledono assolutamente i vincoli che l'ente parco giustamente ha posto, essendo un parco naturale. Cosa andiamo a visitare adesso? Adesso andremo a visitare quello che può essere, se vogliamo, l'inizio della storia di Montemarcello. Non della Marrana, di Montemarcello. Mi è incuriosito, andiamo. Ci diceva che andiamo a visitare quest'opera che è l'inizio di Montemarcello, però perché l'inizio di Montemarcello? Mi spieghi? Allora, Montemarcello nacque proprio come realtà, proprio fisica sul territorio, dalla battaglia che il console Marcello fece per i romani, con i romani nel 155 a.C. E che Plinio racconta che i Liguri Apuani furono il miglior campo d'addestramento dell'esercito romano perché impiegarono i romani 200 anni prima di conquistare il crinale e di conseguenza partire e andare verso la Francia. Quando vennero qui questi due artisti, che hanno come nome d'arte Vedova Mazzei, trovarono questa pace, questa serenità, questa bellezza intorno assolutamente integra, dove tutto sembrava molto bello, sereno. Io gli raccontai la storia di Montemarcello. Nel 155 a.C. il console Marcello con l'esercito romano sconfisse definitivamente i Liguri Apuani. Sicuramente attraverso morte, attraverso dolore, attraverso evidentemente una sofferenza che apparentemente non esiste in questo luogo. Dico apparentemente perché adesso scopriremo il perché. Mi segga, per favore.
Hanno fatto questa opera, evidentemente hanno capito che non occorre mostrare, ma occorre far sentire col cuore, col corpo e nel caso nostro ovviamente col suono, quella che fu un momento di dolorosissima realtà del paese stesso, del territorio. Il nome di quest'opera è difatti Panca di Battaglia 155 avanti Cristo. Ed in effetti è veramente molto evocativa, fa sentire quello che deve essere stato il sentimento di quel periodo. E che poi la cosa anche interessante è qui bambini, per esempio, vivono quest'opera in un modo molto intenso perché non sono costretti a vedere l'immagine, ma se la creano loro, attraverso il rumore, attraverso il suono, attraverso l'emozione del ricordo di ciò che successe. E poi il fatto di doversi guardare intorno, perché i suoni provengono da varie parti, permettono a chi, allo spettatore, diciamo così, di partecipare ma anche fisicamente a questa realtà sonora che è l'opera dei Vedova Mattei. Cosa andiamo a visitare adesso? Un'opera, so, legata ad un grande poeta del nostro territorio, che è Luigi Mainolfi, un artista italiano di cui vedremo adesso La Torre dai Capelli al Vento. Cosa rappresenta? Per Luigi Mainolfi questa Torre dai Capelli al Vento, fatta in questo grande canalone dove i venti soffiano in un modo prepotente, in realtà è un autoritratto. Una torre ben piantata, alta, altissima, ben piantata per terra, sempre disegnata, coi capelli al vento perché la sua creatività e la sua libertà è rimasta. E così è nata la Torre dai Capelli al Vento. Mainolfi è noto per le sue sculture che noi vediamo in vari musei, eccetera, non disegnate. Qui venne e pensò di fare, come con un lapis, una struttura in cui il cielo, la terra, gli alberi facevano il corpo. Così nacque questo. Luigi Mainolfi era anche legato ad una figura di spicco, un poeta del nostro territorio. Chi? E Paolo Bertolani. Paolo Bertolani fu un carissimo amico, fu indubbiamente uno dei poeti più significativi dell'Italia ed ebbe anche la capacità, la caratteristica di parlare il dialetto, di creare il dialetto della serra proprio, in modo da dare peso e valore ai linguaggi del territorio. E Paolo Bertolani era negli anni 70 a Vigolo Urbano, giù a Lerici. Luigi Mainolfi era un frequentatore anche di Lerici, oltre che di altri posti ovviamente, ed erano tutti e due molto giovani. Di conseguenza si conobbero e Luigi Mainolfi era uno dei frequentatori di quello che in quegli anni era un posto magico del territorio, cioè l'ostello che era dentro nel castello San Giorgio, tenuto e gestito da Madì, questa mitica donna che aveva caratterizzato molto la vita di Lerici di quegli anni. Io ringrazio Gianni Bolongaro e Grazia Bolongaro per averci accompagnato in questo meraviglioso viaggio nell'arte. E da questo scrigno di arte, di natura e paesaggio dove il fiume Magra si getta nel mare, vi ringrazio di essere stati con noi.